What a tutti ciurma e benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su Kena Bridge of Spirits. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like. So che ce la possiamo fare ragazzi. Grazie come sempre a tutti per il supporto. E commento pescato dall'ultimo episodio su Kena. Intanto vi ringrazio chiaramente tutti per i commenti. Quello di Todd Frogs che scrive: ma Rusu è per caso sardo? Giustamente sardo, sardo, sembra un nome sardo effettivamente, comunque credo proprio di no. La puta madre è un po' che non te lo sentivo usare, dei tempi di Mirror's Edge almeno. Mamma mia, cioè, qua parliamo di pure dei tempi biblici 5000 anni fa. Comunque credo che il gioco abbia copiato da Ori anche il livello di scleramento, e ai livelli più alti ci aggiunge anche quello di Cuphead probabilmente. Io spero sinceramente se no. Mancano giusto i ragni? Mancano? Vero? Caro Todd, i ragni li ficcano già abbastanza dappertutto, quindi spero vivamente che questo gioco non ne abbia. Ne ho visti abbastanza dovunque. Quindi eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa appunto ho potuto cominciare ragazzi a testare la difficoltà di questo gioco. Qualcun altro di voi giustamente mi ha scritto: pensavo che fossi consapevole della difficoltà di questo gioco, però vi devo rispondere di no. Come vi ho detto giustamente la volta scorsa ragazzi, non avrei mai pensato, lontanamente pensato, che questo gioco potesse avere una difficoltà simile. Vi ho detto, pensavo di incominciare una serie nella totale tranquillità, nella totale pace dei sensi, giocando a Kena, e invece mi ritrovo qua a smadonnare come se non ci fosse un domani. In ogni caso, la volta scorsa ci eravamo salutati qui. Ci tocca andare ad aprire il sentiero per la grotta delle lanterne, per cui direi di non perdere troppo tempo e di dirigerci proprio lì. Ok, qua c'è un piccolo barile, non lo avevo ancora aperto. Raccogliamo tutti i dindi possibili. Ovviamente ragazzi, come ben sapete, io leggo tutti quanti i vostri commenti, quindi so perfettamente quello che mi avete consigliato. Cercherò chiaramente di mettere in atto in maniera decente quelli che sono stati i vostri consigli. Ecco. Vabbè raga, ma cioè scusate, ma oh shit, oh, oh shit. Cioè, ma raga, ma non c'è mai riposo? Scusate. Cioè, una persecuzione continua, porca zozza. Dov'è finito, stronzo? Ah, Dio, pensavo se fosse nascosta. Merda. Io qua. Oddio, shit. Aiuto, aiuto, piccoli rotto. Ho bisogno di voi. Salvatemi il culo. Come sempre. Oddio. Ma vabbè, ma vedete, raga, se poi mi dimentico di usare lo scudo, ad esempio, posso sembrare una grandissima rimbambita. Io gliela rilancio la palla di fuoco. Assoreta. Ok, vediamo di stare attenti perché qua la roba si fa No! Cioè, ma non ci sto a credere. Si è curato. Si è curato da far schifo sto maledetto stronzo. Raga, questo gioco penso proprio metterà a dura prova le mie capacità, la mia pazienza. La vedo dura. Ok, proviamo ad usare anche i rot, ragazzi. Vediamo l'effetto che gli fanno. Ok, ai, ci sono quasi, ci sono quasi. No, si sta curando, pezzo di merda. Ok, riusiamo i rot, blocchiamolo. Magari è la volta buona, ok. Yes. Cioè, a quanto mi sembra di capire, ragazzi, i combattimenti devono essere un abile alternarsi fra abilità rot, parata, parry, arco e mazzate. Direi che è una cosa abbastanza impegnativa. Io spero sinceramente di riuscire, ragazzi, nella maniera migliore ad affrontare comunque i combattimenti che mi aspetteranno, perché chiaramente mi avete detto che quello che ho visto fino ad ora non è niente rispetto a quello che comunque mi aspetterà più avanti. Ok. Oh shit. Quindi ci toccherà ragazzi combattere lo spirito di Taro fino alla fine. Faccio un bel respiro perché cazzarola, ho paura che mi aspetteranno tempi difficili. Forza Rusu, tocca a te. Boom. Quindi d'ora in avanti tocca a noi, ovviamente.
Andiamo piccoli cipi, accompagnatemi voi. Quindi guardiamoci un attimino intorno qui, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Chiaramente qua sotto c'è uno dei piccoli cip che si nasconde. Amore, unisciti a noi, alla nostra piccola ciurma di cipi. Eccoli qua, perfetto. Ora ne abbiamo trovato un altro. Vediamo cosa c'è di qua di interessante. Prendiamo tutti i dindi possibili, ragazzi, anche perché devo vedere se... Allora, possiamo potenziare qualcosa. Allora, questo potrebbe essere, per esempio, molto utile, ragazzi. La forza dello scudo di Kena viene migliorata. Io penso che adesso sbloccherò questo, ragazzi. Poi, non appena riuscirò ad accumulare un altro po' di karma, chiaramente, comprerò questo perché ci permetterà di iniziare a prescindere i combattimenti con un'azione rotta disponibile, che chiaramente potrebbe essere molto utile. Però, questa dello scudo, secondo me, per ora... quella più importante, ok. Quindi, allora, qua è pieno di pidocchi di merda. Non credo di poter proseguire da qua, chiaramente. Quindi credo proprio che ci arrampicheremo da qui, ragazzi. Io vi giuro che sono ancora un pochettino confusa, tra virgolette, perché me l'ho immaginata questo gioco con un'atmosfera diversa. Quindi anche comunque l'atmosfera dei gameplay stessi adesso è diversa, ovviamente, no? Quindi facciamo fuori sto pidocchiume. Cioè, ha assunto, diciamo, un'atmosfera un pochettino più seria, probabilmente, questa serie. Cosa che non mi aspettavo. Gli diamo prima uno sguardino qua intorno, vediamo se c'è qualcosa di utile. Qua ci si può piantare il cazzo, il fiore, diciamo così, perché chiaramente ci sarà un po' da ripulire. Però non possiamo farlo adesso, forse c'è qualcos'altro qui. No. Dovremmo raccoglierlo da un'altra parte, suppongo, comunque, perché qua non c'è niente. Quindi torniamo un attimino indietro. Dai, piccoli cipi che mi seguono in fila indiana! Quanto possono essere cipi? Andiamo di qua e vediamo cosa c'è di qua. Ovviamente la strada sempre si deve dividere, non c'è mai pace. Cosa abbiamo qui? A fox symbol is marked on this old camping gear. Oh, ok, il simbolo della volpe è quello di Taro, se non sbaglio. Infatti, per cui allora seguiamo la luce gialla che probabilmente ha svoltato di qua. Esatto, è proprio qui. E vediamo cosa c'è di interessante. Ho raccolto un po' di karma, ma... cioè, cosa diavolo gli è successo? È arrivato qua, è stato letteralmente spazzato da... Ok, raga, quella cosa l'ho notata adesso. Ah, ok, 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 vedete, devo prima... cioè, devo colpirle mano a mano che si illuminano. Ce ne sarà un'altra di qua, immaginavo. Ok, opla, ecco qua la goccia che ci serviva, top, così possiamo rifare un pochettino di pulizia. Forza ragazzi, smollatela qui sul fiore, sì, domani. Ok, di qua, continuo a premere i tasti a caso a volte. Perfetto, adesso sì che ci divertiamo. Andiamo ragazzi, facciamo un po' di pulisci, pulisci, perché qua veramente fa schifo la situa. Veramente sporca la situa. E di qua anche la situa. E ripulisci tutta la situa. Ammazza quanta merda che c'è sta qua in giro. Oh, ce la famo? Boom. Ok, ci dobbiamo comunque tornare. Che sta succedendo di qua? Oh. Ah, oddio. Mica perché... infatti, cioè, avevo visto delle cose che si muovevano random. Però non capivo. Forza, piccoletti. E c'è un bel po' di merda da togliere. Ok, quell'altro è andato via. È morto malissimo. E non so se farò in tempo ad arrivare fin qua. Infatti no, non posso fare in tempo. Chiaramente. Oddio, non ci prova. Non ci provate. Che bastardi maledetti. Non fate schifo. Veramente brutti. Ok. Allora niente, cioè serve qua ragazzi, perché se no non facciamo in tempo. Chiaramente. Ottimo. E cade direttamente qui. Toppe. Toppe ragazzi. Continuiamo a spazzare. E a pulire qua, perché lo schifo si spreca, direi. Oddio. Bono. Che vuoi? Perché te ne vai a fanculo pure te? Ah!
Mannaggia, non ho fatto in tempo. Allora, aspetta. Pare che la cosa si sta rivelando più complicata di quel che pensassi. Cioè, c'è più Pidocchiume qua che ne ha barba di un barbone. Andiamo di liberarci pure di questa merda. La madonna, quanta merda. Fin troppa. Minchia, qua c'è il mega Pidocchio della vita. Aiuto. Che pensavate di fare? Ok, Pidocchio aperto, ragazzi. Forza, famolo fuori. Oh, mo sì, abbiamo ripulito alla grandissima. Bravi piccoletti, avete fatto un lavoro egregio, direi. Qua sotto possiamo scendere. E qua sotto... Oh, non pensavo che... Oddio, non pensavo di scivolare, sinceramente. Oh, cazzo. Pure qua, e mi sa proprio che è grave la situazione. Pure qua sotto i Pidocchi si sprecano. Ok, continuiamo a scendere, ragazzi. Ok. Vediamo un po' come aprire qua la situazione. Boom. Che qua era abbastanza semplice. Cioè, è stato proprio diretto. Qua c'è la curvatura. Ci dà pure la possibilità, oddio, di viaggiare più velocemente. Ma questa è troppo aria del boss, raga. Quanto c'è scommesso? Bello di casa. Bello di casa, re mamma. Quanto sei bello. Allora, questo c'ha i bozzi. Oddio. Cioè, fosse solo quello. Stanno un po' dappertutto sti maledetti. Allora. Ok, ragazzi. Posso mettere appunto il blocco. Chiaramente con R3. Il punto è che... Oh, ai. Male. Appunto, come qualcuno di voi mi ha suggerito, giustamente, il blocco si eliminerà quando userò l'arco. Male, raga. Male, ma proprio malissimo. Malissimo. Famoso il segno della croce e forza. I rot sono chiaramente disponibili. Shit. Male. Malissimo di nuovo. È bello tosto, raga, questo, eh. In più, tra l'altro, continuano a farmi sbucare sti stronzi maledetti. Perché credo di dover usare i rot sul fiore che ha sulla schiena. Minchia, raga, se ci si mettono pure questi piccoli è proprio un guaio tremendo. Cioè, tipo, tremendissimo. Ok, vediamo se... Ok, un altro colpito. Aiuto, oh, rotto. Ora, ragazzi, pezzi di merda che non siete altro. Ci si mettono pure questi piccoli. Non ci credo, raga, vi giuro. Ok, diamogli addosso adesso. Avrei dovuto approfittare, però se ci si mettono in mezzo questi rompicoglioni. Ok, ce l'ho. Ok, altro colpo. Colpito altro punto debole. Oddio, calma. Porca di quella miseria. No problema. Ce la posso fare. Devo stare solo più attenta. Ok, approfitto. Comunque è tosto, regà, eh. C'è una difesa che fa paura. Calma, rot. Corriamo. Porco due. E che colpisce sto stronzo. Ah. Niente, mi devo curare. Ah, non c'ho i rot. Sto fottuta, regà. Me la so giocata male. Forza, ce la posso fare. Dai, yeah. Ok, due. Ok. Perfetto, approfittiamo. Raga, la tensione è alle stelle, signori. La tensione è alle stelle. Ok, come... Un po' come in Dark Souls. Bisogna avvicinarsi.
e allontanarsi. Più step. Non c'è molta altra scelta. Ok. Attenzione. Ok, ok. Ok, dai, emo. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Pure sta attacco è tremendo. Oddio. Madonna. E togliti dal cazzo pure te. A me basta per curarmi. Ok, ok, ok. Curiamoci. Ok. Ok. Avanti tutta. Aia, tua ermana. Oddio. Ok, ok. Non posso ancora usare i rot. Oh shit. Posso usarli? Sì, quasi, se mi tolgo dal cazzo questi. Ok. Oddio. Usali, 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 usali. Ok, attenzione. Attenzione, via. Forza, forza. Ci siamo. Ci siamo, ci so, ci so, ci so. Sì. Ok. Come in Dark Souls, da una bella soddisfazione quando ce la fai alla fine. Sì. Ok. Libera Taro. Ok, ragazzi, abbiamo raccolto tutte le reliquie. Adesso possiamo usarle per liberare Taro finalmente. Perfetto. Come dicevo, la tensione. E raga, mi ricorda veramente molto Dark Souls, perché quando comunque sei lì che cerchi di sconfiggere il boss, la tensione sale. Sale a livelli epocali. Però alla fine quando riesci è una gran bella soddisfazione. Per cui adesso che abbiamo tutte le reliquie, adesso che siamo riusciti a battere anche quest'ennesimo boss, vediamo di tornare fuori e di andare finalmente a liberare Taro. Perché comunque è da inizio game, ragazzi, che ci portiamo appresso sta questione di Taro, eh? Non è uno scherzo. Oh oh oh. Qua non penso possiamo fare altro, per cui andiamo di qua. Forse penso sia di qua che devo andare. Sì, comunque l'animalitaro è qua. Quindi dobbiamo correre da questa parte. Il meteo direi che è abbastanza orribile. Qua potremmo liberare sta zona dallo schifo, sempre che il fiore si apra. Ma non so se lo posso fare adesso. È di qua che devo andare. Ogni volta mi sbaglio, incredibile. Quanto sono cipi che rimettono a posto le cose. Sì, ma dove lo devo lasciare sto lampione adesso? Ok, forse il lampioncino lo devo mettere di qua. Vediamo se per una volta il mio intuito ci azzecca. Ed ecco qua, infatti. Immaginavo. A posto. Allora, adesso che si è illuminata questa... Ah, ce ne sono altre. Eccola là, una, due. E spero di fare in tempo. E tre. E poi quattro di qua. Ammazza, oh, fin qua. Porca miseria. Ancora. E, ah, ecco, era per liberare qua la merda, evidentemente. E poi di qua. E poi questa qua in centro sarà l'ultima, infatti, ok. Perfetto, così possiamo ripulire questa zona. Ok. Ah, che bello, finalmente. Finalmente ritorna un po' di luce. Devo averla persa cercando i bambini. Ok, esatto, sì. Quindi è arrivato il momento di finire questa missione. Dobbiamo tornare all'albero caduto, chiaramente. Se vado alla curvatura, magari posso teletrasportarmi direttamente là. Ok, allora intanto qua c'è uno scrigno, quindi apriamolo. Chiaramente ci becchiamo. Un cappellino. Amore, cappellini. Ah, un cappellino pigna.
Oddio, quante cipi! Questo però posso colpirlo. Ah, certo che posso. Benissimo, allora ragazzi, vediamo di viaggiare fin qui. Almeno ci risparmiamo un pochettino di strada a piedi. Ed eccoci qua ragazzi, finalmente siamo all'albero sacro e possiamo finalmente vedere cosa succederà adesso. Anche se sinceramente vi dirò, un pochettino di timore ce l'ho. I'm going to help Taro now, but it's not safe for you here. Go with Mr. Rusu. I'll find you when Taro is free. Be careful, Kina. Okay. Lo so. I cazzi e i mazzi sono miei, come sempre. Bene. Oh mio Dio! Sarà una bella gatta da pelare. Ok, la lanterna probabilmente... Esatto, è un punto debole, ma non vedo in che senso. Scusa amico, scusa. No, veramente, non era mia intenzione. Infatti l'ha accecato, vedete? Questo era successo. Avrei dovuto approfittare. Come al solito me la sono giocata malissimo. Oh shit. Ok, dobbiamo stare attenti perché probabilmente colpirà mentre c'è Sunny Rot. E non ci facciamo caso, stavo per dire, al fatto che sto per morire. Ok, forse coraggio. Attenzione. Ok, dobbiamo approfittare del momento in cui è cieco. Oddio. Ok, dov'è? Oh porco. Sì, ma così non vale. Complimenti davvero vivissimi, caro. Ok, facciamo attenzione perché è un nemico ancora abbastanza sconosciuto per me. Ecco, ecco, oddio. Merda. Tempismo proprio di merda, ragazzi. Ma proprio di merda, direi. Mi devo curare. Come sempre, ragazzi, io vi chiedo scusa per... magari per il silenzio eccessivo, ma immaginerete che... insomma, voglio concentrarmi, chiaramente. Ecco, vediamoci. Oh, oddio. Tua hermana, oddio, un super attacco potentissimo. Ok, oddio. Gli si è distrutta la spada o sbaglio? No, non sbaglio. Gli si è distrutta la spada. Approfittiamo dei rot che ci aiutano, chiaramente. Oddio, che sta succedendo? Ogni volta... Dove vai? Porco due! Porco due, raga, ma distrutto! Ma letteralmente distrutto!
Ok, riblocchiamolo coi rot. Ci sono quasi, raga, ci sono! Sì! Usiamo i rot, ok. Colpiamolo lì, chiaramente. O devo fare altro? Ah, premi... Ah, ok, per pulsare, ok. Ce l'ho fatta. Interagiamo con lui. The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Il famoso santuario. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. Quindi sono rimasti da soli. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. Era il più grande e sentiva responsabile, ovviamente. It happened the next morning. Explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Porca vacca. Oh no. No. Benny! Saya! It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now,
Ecco perché. It's hard to forgive myself. Taro. The children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. Quindi erano morti anche loro. Wow, abbiamo sbroccato il cappello rotto con la forma della maschera di Taro, bellissimo. Quindi per questo che lo spirito di Taro non trovava riposo, perché si sentiva responsabile per la morte dei fratelli più piccoli, però, cioè appunto, quello che era successo non era dipeso da lui. Però spesso è difficile riuscire a non sentirsi colpevoli per cose simili, è difficile ragazzi. E qua posso meditare, però in ogni caso dobbiamo tornare qui al santuario delle maschere proprio per onorare Taro, per cui... Allora qua c'è, possiamo, se troviamo, siamo vicinissimi alla curvatura, possiamo viaggiare velocemente fino a lì. Molto bello comunque questo pezzo ragazzi, veramente super commovente. Viaggiamo fino al centro del villaggio, così saremo giusto là dietro e potremo andare ad onorare Taro. Allora qua intanto c'è il negozio dei cappelli. Io direi assolutamente, allora questo cervo non ce l'abbiamo, lo compriamo subito. Quello maschera di Taro anche lo compriamo e quindi indossa cappelli, piccoletti! Tutti quanti con i loro cappellini bellissimi, quanto sono belli! Allora, il santuario delle maschere è proprio qua dritto ragazzi. Io sono convinta che mi riserverà ancora delle belle emozioni questo gioco. Non so perché ho questa sensazione, ma è così. Ciao caro. Sì, sì, esatto, la corruzione è finalmente svanita nella foresta. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on. The path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Un artigiano. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. Ok, quindi cioè praticamente, regà, se sto capendo bene, conosceremo le storie di vari personaggi. Quindi nei campi oltre il magazzino. Bene. Maschera di Adira o Adira, adesso non so quale sia la pronuncia corretta. Cerca il falegname nei campi oltre il magazzino. Perfetto, intanto...
Ok, quindi comunque siamo tornati fin qui, abbiamo onorato Taro. Ne usa la maschera per aprire la barriera degli spiriti e quindi andare oltre il magazzino. Quindi la zona dovrebbe essere di qua, se non ho capito male. Vediamo un po', forse di qua. Esatto, sì. Cos'è, un cervo? No, che animale è? Ok, intanto sblocchiamo la zona. Immagino che il procedimento sia più o meno lo stesso. Belli i lag, spettacolari come al solito. Ok, così abbiamo sbloccato quest'altra parte del villaggio. Allora, intanto guardiamoci un attimo intorno. Sono contenta di poter finalmente esplorare anche un po' un'altra zona, anche se chiaramente il villaggio comunque rimane più o meno lo stesso, però... è comunque bene poter visitare posti nuovi. Quindi allora qua c'è corruzione. C'è corruzione anche di qua, perché c'è uno spirito tormentato anche in questa zona del villaggio. Per cui allora qua c'era un campo coltivato. Qui. Sì, ma con calma, signori. Cioè, ma allora, questo è il vostro comitato di benvenuto? Continuerò a ripeterlo. Cioè, non appena uno arriva, subito lo aggredite così. Bella roba, complimenti. Cioè, appena arrivo qua è un guaio. What the fuck? Follia, follia pura. Cioè, mo me stavo a riprendere, già me dovete venire a scassare la minchia, ma io noso. Ah, se io evito di andare troppo di là, vediamo un attimo se possiamo esplorare qua intorno in santa pace. Questa la dovremmo mettere da qualche parte qua nelle vicinanze, anche se non so dove. Mollatela un attimo qua in centro, che io possa ritrovarla facilmente. Minchia, raga, pure sto posto è immenso, porca vacca. C'è un'altra statua gufo. Io la porterei qua sopra, possibilmente, così almeno quando scopro dove vanno, ragazzi, appunto le ritrovo con più facilità. Ecco fatto, smollatela pure e vediamo. Allora, di qua attualmente è chiusa la strada, quindi dovremmo ripulire un pochettino dal pidocchiume, credo, per poter liberare i vari posti. No, proviamo a venire di qua. Il nostro obiettivo è qua in fondo, ragazzi. Cioè, ce ne sa di strada da fare, eh? Vediamo un po', prima guardiamoci intorno. Ok, qua dentro non possiamo entrare. Quindi, allora, mettiamoci qua sopra. E... ce la famo? Ok, sì. Quanto sono cibi, madonna, quanti sono! Oddio, quello più grassoccio col cappellino da cervo! Quanto sono cibi! Entriamo. Questo cosa servirà nello specifico? Bella domanda. A riaprire la porta che si è appena chiusa. Ok, risposta subito ricevuta. Wow, che meraviglia, raga, come si illumina tutto sto posto. Ciao Eko, Eta, che c'è qua? Allora, questi qua diventano luminescenti, ma non capisco perché. Cioè, raga, qua ogni luogo è speciale a modo suo, eh. Cioè, guardate che posto spettacolare. Però, qua la vedo complicata. Oh no. Ok. Era... no, no. Infatti stavo per dire, non era così semplice o sì? Cosa sta succedendo? Oh, chi è? Chi va là? You're going to need more power to get that door moving. Okay, infatti. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? Mm-hmm. My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Amore. Yes, I know Adira. Adira, okay. She was a great woodsmith. Together we found a way to capture the energy of the mountain shrine. Wow. She believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm.
You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. With focus, you can gather that energy. Che figata. Ok. We need to repair the power mechanisms to open the passage. Per aprire il passaggio, dai un'occhiata lassù e vedi se riesci a farlo funzionare. Quindi bisogna riparare sta roba. Ok. E abbiamo appena preso una nuova abilità. Anche questa cosa mi piace, ragazzi, che chiaramente si vanno apprendendo sempre nuove cose. Cioè, bellissimo. Tieni premuto L2, quindi premi, rilascia R1, quindi in questo caso, per lanciare una bomba. La bomba fa fluttuare temporaneamente determinati oggetti. Cioè, attiva i due cristalli del potere per aprire la porta. Oh, mi piace pure sto personaggio qua. Mi piace come hanno caratterizzato tutto, ragazzi. Ecco qua, vedete? Così si può lanciare una bomba. Chiaramente non se ne può lanciare più di una per volta, perlomeno non adesso. Ok, wow. No, vabbè, raga, dai, di che stiamo a parlare? Che spettacolo! Che spettacolo! Sto adorando tutto questo. Posso farla esplodere subito, chiaramente colpendola con la freccia. No, vabbè, raga, dai. Le cose toppe. Prima bomba. E se colpisco questa? Wow, no, posso modificare anche... No, vabbè, raga, cioè, ci stiamo rendendo conto, sì, di quello che possiamo fare? È incredibile. Puoi fare così. No, cazzo, minchia, devo fare... ci sono finite in mezzo. Aio. Ok, però devo cercare di essere rapida e veloce, chiaramente, per cui... Colpiamolo da qua. E ok, ecco, perfetto. Allora, arrivando fin qua possiamo aprire questo. E poi dovrò vedere di capire con gli altri di sti affari come arrivare nei posti più in alto. Allora, qua posso saltare qua e poi... Ah, c'è pure questo, allora. Decidetevi però, regà. Ok, ci sto. Ci sto, toppe. Ecco, e te pareva. Te devi togliere dai maronzi, caro. Ok, fiore, forza piccoletti e wow, e ripuliamo qua. Adoro, mi piace, raga. Le impressioni su sto gioco comunque non cambiano, cioè nel senso, sono ancora stupita del fatto che sia un gioco difficile, ma adoro. Perfetto, vabbè, abbiamo raccolto una porta spirituale che andrebbe effettivamente consegnata all'interno del villaggio. Allora, qua c'è niente, qua possiamo interagire, prendiamo tutti i dindi che ci servono e qua non c'è nulla, per cui... Ora... possiamo sollevare sta roba. Non qui, cazzo, è un po' stupida Cesù, noi questo lo sapevamo. Per cui andando di qua, però posso saltare pure di qua intanto e raccogliere questo. Ok. No, lì. Perfetto, e poter andare di qua. Tac. È possibile che non sto trovando rot per niente, tipo da nessuna parte? È strano. Tac. Ok, adesso li devo colpire, forse li dovrò allineare. Vediamo un po'. Ancora? In qualche modo. Top! Ok, il primo attivo, ragazzi. Adoro, mi piace tutto questo. E dovremmo trovare un modo per salire di qua. Come però? Ma questi non credo di poterli usare. Vediamo un attimo di qua cosa c'è, ragazzi. Ah, proviamo a sollevare questi intanto. Ok, ruotiamolo così e almeno possiamo salire fin qua. Possiamo prendere questi dindi. Ottimo. Intanto potrei vedere i potenziamenti come siamo messi. Allora, ragazzi, non so se sbloccare questo, nel senso che ci permette di utilizzare 5 frecce invece di 3, o se sbloccare questo dei rot.
Però penso che per ora sbloccherò questo di avere un'azione rotta disponibile a inizio combattimento, che secondo me comunque è super utile. Comunque qua è tutto così buio, cioè ci si vede veramente poco. Scivoliamo di qua. E qua mo so cazzi secondo me, perché e te pareva. No vabbè, ma dai, ma che me la chiamo? Ma che gli devo fare a questo? Fermi. Ok, Perry! Perry incredibile! Forse devo usare l'arco da subito, cazzo. Ok, esatto, sì. No, ma veramente mi state a dire che devo usare il Perry sempre? Sono nella merda, credo. Ok. Ottimo. Oddio. Di che state parlando? Questa è follia. Questa è assoluta follia. Si moltiplicano. Ok. Ok. Ce l'abbiamo? Ma siete stronzi allora? Scusate, ditelo. Ditelo che siete stronzi e famo prima. Cioè, quanto cazzo deve essere difficile sta roba? Ma mi sa che mi conviene prima togliermi dai piedi questi volanti del cazzo. E poi mi occupo di quelli a terra. Perché sennò è un guaio, raga. No, vabbè, ma continuano a rigenerarsi. Ma non è giusto. Ok, via un altro. Via un altro. Via un altro. Non ce ne stava un altro di questi in giro? Secondo me sì, dov'è? Eccolo. Ok. Cazzo, oddio. No, 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 no. Cioè per colpa di quella merdina che vola. Cioè era andata benissimo fino a mo, porca troia. Allora ragazzi, io direi di fermarci qua, perché comunque direi di aver fatto dei bei progressi oggi. Sono veramente molto soddisfatta di come sono andate le cose. Sarei stata più contenta se fossi riuscita a finire adesso questa cosa, visto che ero andata anche abbastanza bene. Però vabbè, dettagli, riprenderemo da qui la prossima volta. Sono contenta comunque di stare portando questa serie, perché sono sicura che questo gioco mi riserverà ancora delle belle sorprese. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!